Con collezioni del Novecento, Pistoia Musei presenta nella sua sede di Palazzo De Rossi a Pistoia un nuovo percorso espositivo dedicato agli artisti attivi in città dai primi del Novecento fino ai giorni nostri. Tra gli artisti di cui sono esposte le opere, Galileo Chini, Andrea Lippi, Pietro Bugiani, Egle Marini e Marino Marini. Si amplia e ingrandisce il museo perché si tratta di una presentazione permanente di una selezione di opere nelle collezioni di Intesa San Paolo e di Fondazione Caripiti, ma anche con l'intenzione di un allestimento aperto al resto del palazzo. Tutti noi sappiamo benissimo che non solo Pistoia ha avuto artisti importanti fuori dalle mura cittadine, ma anche artisti come per esempio Giovanni Costetti, senza il quale l'arte nel Novecento a Pistoia forse avrebbe fiorito in maniera diversa. Quindi non ci sono soltanto artisti pistoiesi, ma anche artisti non pistoiesi, ma importanti per lo sviluppo culturale cittadino. Questa nuova disposizione esprime quelli che sono un po' gli obiettivi che noi vogliamo perseguire, cioè di avere sedi museali che non siano solo depositi di opere, ma che siano luoghi in cui le testimonianze del nostro passato vengono proiettate nel futuro e siano anche luoghi aperti al pubblico, a iniziative che possano coinvolgere la città in modo da rafforzare lo spirito di comunità, che è uno degli elementi del nostro investimento in cultura.